Passa su fifagoin.com e acquista i tuoi crediti a prezzi bassissimi e con il codice Mike è il 5% di sconto. Link in descrizione. Salve a tutti ragazzi e bentornati ai show, siamo tornati con la Urbe Eterna per una delle ultime puntate. Ma questa è la più importante perché guardate che è successo nell'ultima puntata ragazzi. Abbiamo pescato la nostra prossima avversaria in Champions League, che è la coppa delle grandi orecchie, che è la coppa che tutti sognano di giocare, ma soprattutto di vincere. E noi però abbiamo beccato il Real Madrid e penso che non ci poteva andare peggio per storia, tradizione, forza della squadra, cioè proprio la peggio di tutte. Non lo so, non lo so. Tra l'altro veniamo pure da una serie di risultati un po' puzzolenti, perché abbiamo pareggiato col derby con la Roma, vabbè, perso con lo Young Boys ma non contava niente, ma poi perdi in campionato 1-2 con la Salernitana, e questo ragazzi ci ha fatto scivolare al secondo posto dietro al Milan, se è vero che siamo solamente a un punto di distanza. Solo ci ha recuperato l'Inter, volendo ci ha recuperato pure il Napoli, c'è il Bergamo Calcio lì che ci tallona. Dove sta la Juve? Ottava. Il Bologna cosa ci fa lì? Che sta succedendo in questo campionato? Vabbè, insomma ragazzi, peccato, anche se non puntiamo troppo, vi ricordo che questa stagione è un po' più simulata per andare veloci, però io ragazzi vi devo solo che ringraziare per tutto il supporto. Ragazzi, stiamo al 35esimo episodio e ancora va alla grande, è veramente clamorosa sta cosa. L'unica cosa che mi dispiace è che siamo andati un po' troppo in là con sta carriera, pensavo che sarebbe stata un po' più asciutta, però mi è piaciuta così. Non so se ai livelli di quella dello United, me lo farete sapere voi, però una cosa la so, è che dovete seguire Mister Spettacolo su Instagram, perché ho deciso ragazzi che quando finirà la stagione e la serie faremo gli Oscar della carriera, quindi andremo ad assegnare dei premi, i premi della Urbe, cioè quindi faremo un po' di tornei, insomma vedrete, quindi seguitelo. Appunto, siamo andati lunghi e quindi a sto punto ragazzi non credo, non lo so, se iniziare un'altra carriera come giocatore, perché l'idea era finisco quella allenatore e inizio quella giocatore, però insomma siamo aprile quasi, non so se è caso, insomma FIFA è un po' rotti i coglioni. Però guardate ragazzi, abbiamo l'Udinese e poi però ragazzi siamo già al calciomercato di gennaio, figa cotoletta. Quindi io direi ragazzi che ci possiamo pure esaurire tutto il calciomercato, non lo so, non lo so, mo vediamo un attimo, vediamo un po', questa puntata sarà un po' strana, vediamo un po' che succede con l'Udinese, che forse però a sto punto non me la simulo veloce perché l'Udinese è un po' infame ragazzi. Quindi l'Udinese contro la nostra Urbe. Occhio ragazzi che loro giocano con il nostro Bianchi, Ivan il Terribile sulla sinistra, Townsend non è un esterno. Noi andiamo così con il trio d'attacco 88, Gravenberch 88, Sosa già 86 ragazzi, Rossi 87. Beh, stiamo dai numeri qui, stiamo dando i numeri, simuliamoci sta partita. Mamma mia ragazzi che bello con la Urbe che è diventata così forte. Guarda mo se sono tutte e due bianche divento pazzo. Ok, mi prendo un caffettino mentre lo faccio, perché ormai ragazzi stiamo proprio super relaxed. Cacace che corre avanti e indietro, Durama, ciabattino, devi fa... eccolo il ciabattino che scambia con Raspadori pallone d'oro. Immagini Raspadori pallone d'oro, raga, godo. Raspadori, Raspadori, segna chicco. Cincion. Sto pensando di giocarmi comunque in live una volta che finirà la carriera un'altra stagione così, perché immagino ragazzi la gioco in live con chi vorrà, perché secondo me ragazzi deve essere bellissimo poi muovere sti giocatori che erano delle buste, adesso sono diventati fortissimi. Cioè io riconosco quando faccio quelle poche partite che sto giocando questa stagione rispetto a quelle dell'anno scorso, diciamo, ma i giocatori vanno a parte a 3000 all'ora, ma poi sono fortissimi, cioè li sento proprio forti. Cioè Giacomino è tipo letale, Giacomino è tipo oddio oddio. Areola, Areola c'è, Areola c'è. Forse a centrocampo potremmo fare qualcosina in più. Vai Raspadori 2-0 signori. Qui mi ricordo di averci perso con l'Udinese, pure una partita bella importante ci ho perso con Ivan il Terribile. Lo potevamo quasi riportare a casa Ivan il Terribile, eh? Era uno di quelli che sta diventando forte. Chiesa, oddio, ma come gioca la Urbe raga? Ma come gioca la Urbe ragazzi? Cartellino giallo, come fa a strippare Cacace che ci abbiamo. A parte che la partita è con Real Madrid ragazzi è tra più di un mese, quindi siamo proprio tranquilli. Siamo tranquilli Transol, sta senza pensiero, sta senza pensiero. Eccolo, Raspa, Raspone. No, per la tripletta, perché non ha tirato? Un pazzo furioso. Dai, Raspado, fagli la tripletta al 45. Fai la tripletta al 45, Raspino. Allora, signori miei, direi che è in ghiaccio, però non cazzeggiamo, quindi faccio un po' di sostituzioni un po' strane. Ah, ragazzi, ho messo Gonsalito Ramos. Oh, Gonsalito. Oh, mamma mia, Gonsalito. Beh, raga, io direi che sta in ghiaccio, sta partita la possiamo tranquillamente skippare, no? Ho fatto qualche cambietto. Skip. Vabbè, aspetta, 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 aspetta. Ok, andiamo sul contropiede della morte. Vai, falegname, vai, Cacace, guarda Cacace ragazzi, un trattore, un trattore. Poi però i piedi sono quelli che so. Andiamo al risultato 3-2-1-3-3. Ok, 0-3, I will take it. Ragazzi, io non
non so che sta succedendo, perché ogni volta che schippo sta squadra cresce. Cioè, guarda Raspadori 89, non avevamo iniziato che era appena arrivato 88. Guarda che roba, guarda pure la difesa, Kakashi 84. Oh ragazzi, tanta roba. E adesso c'è la pausa invernale. E Babbo Natale, fammi un regalo, portami a Champions, ok? Offerta per la nazionale Inghilterra. Ed è già scarsi, lascia perdere. Ah, ma De Ligt se n'è andato al Tottenham. Intanto siamo tornati primi. Abbiamo sempre Napoli, stanno tutte lì. Però c'è lo scontro diretto Inter-Juventus Piemonte. Intanto squadra dell'anno. Ah, possibili centrocampisti. Vediamo se c'è qualcuno della Urbe tra la squadra dell'anno. Oh, dimmi Kanté, no. Squadra dell'anno, difensori possibili tra Laporte, Cancelo, Alexander-Arnold. C'è anche Rossi, il professore. Grande Rossi. Bella sta cosa, ragazzi. Molto, molto bella. Allora dai, oh, magari qui ci portiamo a casa pure qualche premio prestigioso. C'abbiamo però la Fiorentina, che è una squadra da buttare, da sottovalutare. È iniziato il calciomercato. Di nuovo tecnico del mese? Pure quello di dicembre? Mazza, una vittoria, un pareggio e una sconfitta, tecnico del mese. Let's go! Let's go! Giocatore del mese di dicembre, vediamo. Oh, raga, non mi era mai successo di vincere così tanti premi. O sbaglio? Si sono presi su le 75 milioni. Ma quando mai? Dicevo, ragazzi, allora, noi abbiamo un budget di 20 milioni, quindi, insomma, non è che ci sia tutto sto spazio per andare a comprare giocatori. Per quanto mi riguarda, la squadra è buona, è giusta così, quindi non farei grossi movimenti. Però magari c'è qualcuno in scadenza, vediamo un po' tra quelli che seguiamo. Tanto guardate, Foden 90, che bello. E guardate Avers, ragazzi, 155 milioni, cioè te lo prendi. 150 milioni adesso te lo prendi, che credo che sia andato tipo... prossimo anno vai scadenza. Madonna, tutti i prezzi quasi regalati. Beh, 150 milioni è regalato. Su FIFA è regalato, guarda pure Timo. Timo costa quello. Ah, alla fine, ragazzi, questo qui è andato al Wolverhampton. Vabbè, io sono contento del nostro Guimaraes. La Lazio scatenata. Lazio su sto gioco scatenata. Evidentemente non c'è Tare come direttore sportivo. Camavinga? Cioè, ragazzi, la Crua se n'è andato allo Sporting Lisbona. Ma che vergogna. Ma com'è possibile? Come Tonali al Crystal Palace? Vabbè, ma il Crystal Palace almeno c'è i soldi. Ma non te ne vai a giocare in Portogallo, a meno che non vuoi evadere le tasse, per forza. Cioè, signor La Crua. Vedete, ragazzi, tipo a Wings gli potremmo proporre uno stipendio. Ma 80, che ce fa? Che ce devo fa? Che ce devo fa? Sto in fiducia, sto in fiducia. Ah! Ma perché, ragazzi, quando... Gravenberg è espulso. Ah, vabbè, allora c'ha qualche un po' di senso. Però, raga, non capisco perché quando faccio simulazione veloce c'ho sempre queste brutte sorprese. Vedo un sacco di punti in campionato così. No, ragazzi, Chicco Chiesa finito. Chicco Chiesa finito, si ferma 89. Mi pare un po' poco, Chicco. Offerta per Rossi, 81 milioni dallo United. Ragazzi, non se ne va, Rossi, 87. Non se ne può andare, non se ne può andare. Poi voglio dire, avete pagato 90 milioni Maguire. Mo, un Rossi, 80 milioni. No. Però sono curioso, dai. Gravenberg, miglior uomo assist. Solo, ragazzi, guarda qua. Guarda che mucchione adesso in campionato. Questo è il campionato più bello di sempre. Tre squadre a 39. Bella, bella, mi piace, mi piace, mi piace. Che succede? Interesse per Verissimo. Ah, interesse per Camavinga. Il City vuole Dani Fernandez per 13 milioni. Il nostro Wonderkid, ragazzi. Cioè, 13 milioni sarebbero giusti. 17 anni. Non gioca. Secondo me sarebbe un buon accordo. E dispiacerebbe un po', però sono 15 milioni. Potrebbero essere reinvestiti. Scusa, Beppe, ma che ce fai con questo qui? Scusami. Potrei scambiare con sto Delap, che so che diventa forte, ma tanto non gioca. Beh, ragazzi, se me ne dai 15, va bene per me. Dammene 16, va. E stiamo a posto. Che tu i soldi ce l'hai. Che tu i soldi ce l'hai. 13 e 3. Guarda, sta a far taccagno. Joseph Guardiola. È il serio. Esci il dinero. Che non so manco i tuoi, dai. Guarda, come sta a farti Rex. No, non me l'ha voluto dare. Non ci credo, vabbè. Vabbè, me lo tengo, come importa. Ma ammazza che Tyrannosaurus Rex. Aveva preso l'interesse del City, eh. Offerte di prestito per... Offerte di... vabbè, sì, se ne va, ragazzi. Va bene, accetta, accetta. Anche se avevo accettato pure il Newcastle, ma questo ha rifiutato. A noi non ci serve nessuno, ragazzi. Ci abbiamo la squadra. Oh, col Venezia non posso perdere. 5-1, si sveglia la Urbe. Turam, Kakashi, Kakashi, doppietta di Kakashi. Oh mio Dio, chi è l'altro? Chiesa. Raga, Kakashi che fa doppietta. Santo, possono essere scarsi questi del Venezia, che vi ricordo l'anno scorso 3-0, 3-3, 71 milioni e chi? Per Adrien Truffet. Chi sarebbe? Vabbè, manco uno male. 22 anni, 79, 24 milioni. Ma ragazzi, per Miron Boadu non si accettano queste offerte. Non si accettano queste offerte. Però ci abbiamo Almada, che è stato squalificato per somma di ammunizioni. Alma, non te ce facevo. Non te ce facevo. Però ragazzi, occhio, che noi ci abbiamo il Sassuolo in coppa. Offerta per Bella Goccia. Allora ragazzi, Bella Goccia, io quasi quasi lo manderei in prestito, perché sta subendo il fatto che non sta giocando e non sta crescendo. Qui lo vuole il Chelsea. Però 2 anni in prestito al Chelsea,
questo non giocherà mai. Oh, fermi ragazzi, annunciata la squadra dell'anno 2023. Ho scorto due della Urbe. Questa è la squadra migliore dell'anno. Il modulo del 4-4-2, portiere Courtois, vabbè, difensori Alexander-Arnold, Diaz, Laporte e Cancelo, vabbè, tutta la Premier League. Però centrocampisti Almada della Urbe, De Bruyne, Havertz e Kanté. Attaccanti Raspadori e Mason Mount. Allora, Raspadori ci sta, Mason Mount non so il perché, però annunciato il miglior tecnico dell'anno è l'allenatore del Paris Saint-Germain. Ma l'ho eliminato io in semifinale. Oh, ragazzi, intanto però il nostro avversario, il Real Madrid, ha venduto Camavinga al Lione, 73 milioni, però hanno comprato Alfonsino Davis. Pensa che andiamo a giocare con questi che sono troppo forti, eh. Ma ragazzi, Urbe contro Sassuolo, Coppa Italia, giochiamo con un po' di riserve, 2-1, ce la portiamo a casa grazie a Raspadori che alla fine segna. Chi era il primo gol? Guimarães in gol. Vabbè ragazzi, va bene, va bene, va bene. Non mi interessa, andiamo avanti. No, Sellier, ragazzi, Paul Sellier per 3,4 milioni, cioè più dei soldi, più del suo valore, cioè ragazzi. Però non lo so, Sellier non posso venderlo, Sellier ragazzi. Sellier, no, non si può vendere, ragazzi. Tanto per 3 milioni. Però Ramos 80 milioni. Ecco, allora Ramos sarebbe l'unico che avrei venduto, no? Perché comunque tu c'hai tra i 60-80, ecco, milioni seduti in panchina. Però non so ragazzi, non so, dai, no, con Salito no, su, dai, non mi va, non mi va. Non voglio più intervenire sul mercato, anche perché sennò dovrei andare a prendere tipo uno straforte, non è il caso. Allora, accordo per Bella Goccia, se ne va al Chelsea? Non è che è proprio la squadra dove potrebbe giocare, però Bella Goccia, vai al Chelsea. E qui 78 milioni dal Barcellona per Curtis Jones. Oh, ma quelli della Urbe li vogliono tutti. No, ragazzi, no. Lo scippatore resta. Tra l'altro è già 85. Ma ragazzi, Sassuolo, Urbe di nuovo, ed è 1-3. Chiesa, Raspadori. Va bene così. Però, sto pallone d'oro, chi lo ha vinto? Chi è il giocatore più forte del mondo? Come la squadra PSG punta all'ingaggio di Chiesa? Oh, ma state buono, che dici? Non mi è arrivato niente. Urbe, prossimo passo verso il titolo. Ma che cazzo, non me la portavo male. Come il derby sotto la neve? Ma stiamo a Roma. Normale, nevica. Nevica. E vabbè, niente, ragazzi. Non siamo riusciti a battere la Lazium, che ha Vlahovic. Questi hanno una squadra, ragazzi. Guardate la formazione della Lazio. Guarda con chi cazzo non abbiamo vinto. Vabbè, dai. Solo occhio, perché sto pareggio, ragazzi, ci potrebbe far scivolare, eh. Allora, però, ragazzi, adesso abbiamo la Lazium. Questa volta, però, in Coppa Italia. Allora, siccome c'ho paura, me la simulo, sì, ma guardandola, ok? Cioè, controlliamola. Cambiamo la maglia. Mettiamo la maglia della Urbe della Coppa. Non capire niente. Vabbè, fa niente. Ma che ce la frega, tanto ce la vediamo da lontano. Ci simuliamo questa partita, che è un po', ragazzi, simularla veloce. Vi ricorda un po' le vecchie carriere, quando la simulavi era simulata veloce. Comunque, la Lazio è molto aggressiva, lo sappiamo. Si è costruita una signora squadra, eh. La Lazio c'ha veramente una bella sfilza di giocatori. Infatti, guarda, ora già, eccolo. Cioè, in panchina, Saint-Maximin, Hazard, Johnny e Murici. Bei giocatori. Cheat, ma è scioscia. Noi però, ragazzi, giochiamo con un po' di riserve. Poi, vabbè, se per voi... Oh, il Micio è una riserva. E allora c'è qualche problema, ragazzi. Diciamo che di calcio non ve ne intendete. Però oggi abbiamo un tridente con il ragazzo di Guidonia, che i derby li sente sempre. Però se li gioca pure bene, eh. Se li gioca pure bene, Boadu e Gatti. Ma ci stiamo preparando alla partita con il Real Madrid. Quindi pronti, proni, carichi. Perché, insomma, ragazzi, ci sono partite che bisogna vincere. Ci sono partite che bisogna giocare alla grande. E questa è una di quelle. Infatti a centrocampo, guarda che centrocampo strano. Non c'è più però Bella Goccia. L'ho mandato in prestito, ragazzi. Cioè, era uno spreco di talento. Vai, Miron Boadu. Gatti, il Micio! La sparacca! Il Micio! 2-0. Ragazzi. Quando c'è Gatti, che è stato anche accostato alla Roma. Cioè, ma i giocatori della Urbe li vogliono tutti. Ma, mister spettacolo. Oh, Miron Boadu traversa! No! Mamma, Miron. Ragazzi, io non vendo nessuno. Me li tengo. A costo, l'incateno proprio. L'incateno. Però la Lazio, oggettivamente, capisco che è la Coppa Italia. Però, Maurizio, non possiamo giocare con Vlahovic e poi Adegagne e Raul Moro. Cioè, voglio dire, tutto il bene che te voglio, però. Oh, attenzione, s'il vous plaît. Stiamo tranquilli sul 2-0. Con tre occasioni a testa. Non lo so. Vai, Gatto, no? Scusate, Serra non la prende mai di testa. Quindi, che gli mettiamo a falta? Bravo, Serra, a giro. No, ci ha ripensato. Domingo. Oh, Domingo ancora. Oh, no. Vai, Serra a giro. No, Serra a manico. Ma io, ragazzi, vado al risultato. 0-2. Occhio, ragazzi, perché abbiamo il Bologna. C'ha pure Klassen. Andiamolo a prendere alti. Però aspettate, in panchina ci dobbiamo portare pure quelli forti. Vai, simulazione veloce. Vediamo se Mister Spettacolo avrà avuto ragione. Sì, 0-2 con Thuram in gol. Il bello che questa formazione come titolare ha Almada invece che Thuram. Ho messo Thuram, ma ha fatto doppietta. Masterclass. Allenatore della Francia. Vi faccio retrocedere. Allora, la Real Sociedad.
cosa? Renato Reis. Raga, ma questo è un pischello preso a buffo. 78, vabbè. 41 milioni per Renato Reis. Ma chi è Renato Reis, raga? Scusate. Ho un dubbio, come direbbe Ciccio Gamer. Ho un dubbio. Ma chi minchia è Renato Reis? Scusate. Vabbè, corricchia, tiracchia, passaggicchia, coeffetto 89. Buon controllo palla 93, dribbling. Vabbè, un funambolo 89 in dribbling. Io adesso non so se crescerà, diventerà un fenomeno. Però oggettivamente, cioè, non è che è riserva, è la riserva della riserva della... Cioè, sì. Tanto aspetta, la Real Sociedad, la Real Sociedad c'ha pure culon, eh. Vabbè, io l'accetto. Però non accetto offerte per Malì. La Lazio mi vuole da Basic. Signori della Lazio, a parte che Malì non si vende, voi siete pazzi, siete proprio pazzi. Ragazzi, ma il Real Madrid si è comprata pure Mason Mount. La Real Sociedad ha già comprato Reis. Ho appena accettato, non ho fatto un tempo manco a accettarlo. Bel lavoro, Reis venduto, così, pom. Myron Boateng, 106 milioni. Ragazzi, sto diventando pazzo, che succede? 106 milioni Myron Boateng. Si rifiuta, ragazzi, si rifiuta. Che masterclass è stata? Preso a 3 caccola, a 30 forse. Ma no, raga, ma sta succedendo di tutto. Ma mi hanno offerto i peggio soldi. Però sono molto preoccupato, adesso io avrei 60 milioni. Comunque non abbastanza per andarsi a prendere un top player, eh. Raga, ma questi sono comprati pure Mason Mount. Cioè, guarda, raga, il Real Madrid, ma quanti soldi ha? 142 milioni per Gravenberg. Ovviamente si rifiuta, perché voglio dire, non è che gli vado a vendere i giocatori miei a un passo dalla Champions. Ragazzi, io rifiuto, sto rifiutando veramente tutto. Di tutto, guardate pure questa. Basta, non voglio nessuno. Cosa? L'Everton ha preso Pamecano 100 milioni. Vabbè, ragazzi, è finito il calciomercato. Credo che siano successe cose veramente pazze. Jonathan Bamba in arrivo, guarda quanto l'avranno pagato. Dall'Inter se l'è venduto. Ancora tecnico del mese, ancora lui, il signor Mike Scioscia. Anzi, il signor spettacolo. Allora, ragazzi, vinto il premio del mese, l'ultimo giorno del mercato. Gli interessi per questi qui non mi interessano. Io credo che tante squadre avranno fatto bei cambi in panchina. Però noi, ragazzi, non ci interessa. Abbiamo il Torino. Aspetta, ancora Raspadori 180 milioni. Noni, non ve lo vendo. Ah, no, aspetta. Allora, lo United 100 milioni più Pogba, non mi interessa. E quell'altri 180 milioni, non mi interessa. Queste tre e poi sarà Real Torino. Mazza come gioca il Torino, aggressivo. 2-1 se lo porta a casa. Tanto perché sono sceso a 88, ero 92. Vabbè, credo che Raspadori non abbia vinto il pallone d'oro, perché sennò me l'avrebbero detto, immagino, no? Oppure me lo son perso, non so, c'è un modo per vedere. Abbiamo la Coppa Italia, già le semifinali. Vabbè, siamo a febbraio. Con la Juventus, credo che sia andata in ritorno, però occhio ragazzi, non cazzeggiamo, cambiamo intanto la maglietta. Allora, però noi dovremmo fare a meno del nostro capitano. Vediamo un po', ragazzi. Ragusin, Stones, Chiellini, Grimaldo, Rovella, Locatelli, Bernardeschi, Bergwijn, Szoboszlai e Richarlison. Però comunque la Juve ha speso, ragazzi. Se andassimo a vedere come sono cambiate le squadre dopo questo calciomercato, vedremo belle sorprese, tra cui Real Madrid, che poi andremo a vedere, perché credo che sia la partita successiva a questa, eh. Quindi ragazzi, occhio Urbe, perché dobbiamo fare bella figura. Guarda come palleggia la Urbe, ecco, perfetto, come palleggia la Urbe, perde palla. Wow. Noi ragazzi stiamo con la formazione migliore, so che la Coppa Italia, però quando si arriva alle semifinali è importante. Chiesa, fa il gol dell'ex. È importante, insomma, farsi trovare pronti e esserci, ok? Apparecchiarsi la possibilità di passare il turno. Pure un X mi andrebbe bene, eh. Vai Raspa, vai Raspa. 1-2, vai Raspatore, se la ritrova lì. Il futuro pallone d'oro. Non lo so se sarà mai pallone d'oro. Però ragazzi, sicuramente uno degli attaccanti più forti del calcio moderno. Infatti ragazzi, noi dovremmo andare a vedere. Tanto guardate il possesso palla della Urbe. Mister spettacolo tecnico dell'anno proprio, eh. Tutti i mesi vince lui. Poi però come gioca, si specula, si specula, ragazzi. No, non è vero, ragazzi. Io faccio il contropiede, quello veloce, quello della muerte. Gioco all'attacco io, eh. Minchia, c'ho Kakashi che porco due fa l'ala de pollo. Oh, eccolo Kakashi. Guarda Kakashi. Eccolo ancora Kakashi. Ragazzi, guarda Kakashi dove gioca. Quello è un terzino. Allora, ragazzi, con un occhio alla Champions facciamo qualche cambietto. Che bucazzo. Che bucazzo. No, gol dell'ex di Rovella. Dall'ex. Però che bucazzo che ha lasciato la Urbe lì dietro. Si è svegliato il Piemonte. Raga, ho tolto Raspadori, si è fatto notte. No. Che pizza. Mi sa che mi tocca entrare, raga. Vediamo se riusciamo a riportarla su sta partita. Questi sanno giocare con Dragusin, con tutta la buona volontà. Su. Oh. Bravo. Sì, vabbè. Ok. Da adesso entra in campo il signor spettacolo, forza. Abbiamo pure esaurito i cambi, quindi non è se possa fare granché. Forza, ragazzi. Ci abbiamo le potenzialità per fare bene. Bravo, Almada. No, ma come vi... Ma non vi potete togliere la palla tra voi. Dio Cacace. Bravo, Cacacione. Ho la pende di scarpini al chiodo, Chiellini. Beh, sarà ora. Oh, ma raga, ma i miei si marcano da soli. Guarda qua. I miei si stanno marcando da soli. Solo sta Juventus, ragazzi. Quanto gioco male io, quanto giocano male loro. Mannaggia, ci siamo fatti rimontare. No, oh, Perin. Anzi, è un assedio, raga, un assedio. Vanno tutti in avanti. Oh, no. Gonzalo.
Gonzalo! Mannaggia la trota, raga, all'88esimo, ancora Perin. Tutti in avanti, tutti in avanti, tutti in avanti. Bravo! Dagliela! Sì! Al novantesimo! Ammutolito! Lo Juventus Stadium. Ce la fa, Mr. Spettacolo, ce la fa. Ce la fa, Mr. Spettacolo, ce la fa. Porco due, ragazzi. Ah, sentite, non vola una mosca allo stadio. Non vola una mosca allo stadio. Fu, ma lì che ci faceva là, ragazzi? Con Chiellini che chiaramente sbaglia tantissimo. Difende tutto il tempo. Turammino. Turammino nazionale. Strizziamo sta asciugamano. Beh, un 2-2 così, un po' folle. Ce posso sta, ragazzi, ce posso sta. Allora, ragazzi, è la partita prima del Real. Vado con tutte le riserve, più o meno qui ha giocato di meno. Speriamo bene, potrebbe andare male. 2-0, Ramos e Malì. Oh, Malì, sta... Cioè, raga, Malì, non gli vuoi di niente. È un calciatore completo. Ma sta sempre a rompe se non gioca, eh? Ci siamo. Il momento che tutti voi stavate aspettando e tutti i tifosi della Urbe è arrivato. Real Urbe. Andiamo al Santiago Bernabeu, però diamo un'occhiata a sto Real. Perché questi hanno comprato di tutto. Ragazzi, io c'ho paura. Perché questi, adesso noi andremo a giocare e ci avranno una formazione. Ma secondo me questi stanno messi veramente troppo bene. Io li voglio vedere. Più che altro voglio vedere la valutazione. Perché attaccanti, Karim De Dream che è 81, quindi non ci spaventa. In decomposizione, è morto praticamente. Hazard, ah, 83 Hazard. Ciro Immobile 85. Poi chi altro c'hanno? Questi non li conosciamo. Bobby Firmino 85. Rodrigo, Don Rodrigo, no, quello mi segna sicuro. Vinicius 85 mi segna sicuro. Centrocampo Casemiro 89, che mantiene, va bene. Ceballos, Toni Kroos 86, sta scendendo pure lui, putrido. Modric 76, 38 anni. Però ci hanno messo Mount 89, Valverde 89, Alfonsino Davis, Theo Hernandez 88, Koulibaly, Mendy, Romagnoli, vabbè. Pork putain, ammazza, ragazzi, è una bella squadra, però l'attacco è un po' strano. Vabbè, dai, vediamo che succede, ragazzi. C'hanno pure Camavinga che hanno dato via. Mamma, guarda il Santiago Bernabeu che omaggia un figo come figo. Non l'avevo mai vista questa cosa, ma è bellissima. Fermi tutti, fate così. No, non state sognando. È davvero lo stadio del Real Madrid. Il Santiago Bernabeu oggi ospita la Urbe Eterna, che sfida i campioni del Real, i più vincenti della storia, la Champions League. Guardateli, che giocatori. Una squadra leggendaria, allenata da un allenatore altrettanto leggendario. Non sto parlando di Mister Spettacolo, perché siete sulla panchina della Urbe, che oggi si presenta qui con una formazione la più forte possibile in questo momento. Suona però intanto l'inno della Champions. Potrebbe essere l'ultima volta che ascoltiamo questo inno, non lo sappiamo, ma dobbiamo essere orgogliosi del nostro percorso. Certo, becca subito il Real non era proprio nei piani del mister, però è una cosa che ti stimola a fa meglio. Ora, se è vero che in campionato stanno facendo molto bene gli uomini della Urbe, poi vabbè, i soliti scivoloni, quella è la Champions, la coppa dalle grandi orecchie, quella che ci vogliamo portare a casa, e in un video XXL come questo qua ci può stare andarsi a giocare partite veramente importanti qui a Madrid. Vediamo un po' come gioca, però. C'avano pure Cristian Romero, non l'avevo visto. Qui addirittura Theo Hernandez si accomoda in panchina perché gioca Alfonso Davis. Poi Cristian Romero, Koulibaly, Vasquez a destra, così, quindi pure Mendy. Attacco Vinicius, Bobby Firmino e Rodrigo, quindi tutti Brasil. E centrocampo c'hanno Valverde, Mason Mount e... mamma mia, Casemiro. Questi sono veramente fortissimi, ragazzi. Però la Urbe, piano piano, costruendo, è riuscita a crescere. Guarda, Serra dietro a Alfonso. Vabbè, ok. Questa invece è la Urbe, che comunque è una grande squadra. Oggi possiamo dire tutti che è una grande, grandissima squadra. Armando ha rifiutato tante offerte. Sono arrivati tanti soldi sulla testa degli uomini del mister, che però giocano così. Guardate che squadra. Attacco tutto italiano con il ragazzo di Guidonia, preferito a Falegname, Ciabattino, Raspadori insieme a Chiesa. Centrocampo è quello lì. La difesa con Domingo, Alfonso, non Fausto, che però forse sarebbe stato meglio mettere Malì. Si va, ragazzi. Kakashi, ormai uno dei terzini sinistri più forti del mondo. Altro che Afonso. Altro che Afonso Davis. Guarda, ragazzi. Non gliela levi. Barbero pupazzo. Oh, ragazzi, questi sbagliano. Ok, il ragazzo di Guidonia. Aspetta, il ragazzo di Guidonia dribbla. Bravo, ragazzo. No, ok, no. Ste cazzate no. Contro il piede della morte. Occhio che la difesa della Urbe è un po' fragile ogni tanto. Oh, se lo beve Rodrigo, che c'ha il dente avvelenato.
Vabbè, però allora 5 minuti Real Madrid, su, botta da fuori. Certo, mi hanno lasciato là. Guarda qua che numeretto che mi ha fatto Don Rodrigo, col dente avvelenato contro Mister Spettacolo. C'è la piazza. Forse bisognava intervenire in porta, perché Areola in Coppa Europea, insomma, la cappella ce l'ha, c'ha proprio la cazzata incorporata. Ancora Domingo in sovrapposizione. Cazzo fai? Cazzo fai? Che fanno questi? Sono pazzi! Ragazzi, è un assedio, è un assedio. Cagace ancora prova lo spunto, Cagace se ne va. Oh, Domingo! Oh, come gioca la Urbe, raga, come gioca la Urbe, raga. E Domingo! Ehi, è fallo quello, albero! Ancora Domingo. E vabbè, ancora un fallo. Vabbè, ma stiamo a giocare contro il Real. Cioè, stiamo in Champions contro il Real. Bravo Afonso! Afonso che lancia così in cortopiede. Aspetta, ragazzo di Guidonia. Ragazzo, tagliela! Bravo ragazzo, forza Serra. Metti da correre Serra. No, Serra maledetto, Serra a manico. No, c'avevi l'opzione più facile, hai sbagliato. Vabbè, fa niente. Bravo Domingo, bravo Domingo, bravo Domingo. Oh, Gravenberg. È tutto solo. Gravenberg, lo spilungone. Che quando la partita scotta, la partita ha bisogno, lui si fa sempre trovare pronto. Però qua ragazzi si è intrufolato, manco fosse un ladro. Mamma mia, ma che sei, Lupin terzo? Guardalo, guardatelo ragazzi, guardatelo. Gli prende le spalle. Poi fa una mezza scagazzata rovesciata che non si sa, non si sa. Boom. Ha mutolito il Santiago Bernabeu. Vai Domingo. No, Domingo. Vai Sosa! Ho pigliato Deu! Mamma che ha fatto, raga, che ha fatto Sosa. Guarda, raga, Sosa ha fatto un gol, eh. Qua Sosa ha fatto un gol. Bravo ragazzo di Guidonia, che è sta palletta bellissima! Raspadori! No! Chiesa! No! Chiesa ancora! Oh! Oh! La riprende la Urbe! Ha mutolito il Santiago Bernabeu! Ma che sta succedendo? Vabbè, però, raga, ma Serra che palla gli ha messo? Serra che palla gli ha messo? Beh, vabbè, dall'altra parte c'è Courtois che è un fenomeno. Raga, che parata! Poi, lì, con le due, che cosa fa? Ma si contenga Cribbio! Madre de Dios! 5 minuti e la ribalta la Urbe! Eh beh, raga, questa è tanta roba, eh. 5 gol in 5 partite, dategli il pallone d'oro, forti. Vabbè, va bene, va bene, va bene. In confusione totale adesso il Real Madrid. Ragazzo! Fuori gioco, raga, quella è la mattonella sua, eh. Quella è la mattonella sua, si è proprio arrapato, l'ho visto. Bene, va bene, si riparte. No, raga, sta andando tutto come doveva andare. Cioè, la Urbe doveva giocare così. Va bene, ragazzi, va bene. Secondo me, con un altro contropiede, gli possiamo far male. Amico mio, vai, amico mio, bravo, bravo, bravo. Adesso, ragazzi, bisogna solo sfruttare i contropiedi a modo. Mi sta di tutto bene, eh. Ah. Sì, vabbè, fantasma Calidù. No, Fonsino ancora con le sue scivolate pazze. Obbligato Deu, obbligato Deu. Aspetta, questo è contropiede da morte, raga. Questo è contropiede da morte. Guardalo. Stoppagliela. No, Romero ha fatto il miracolo. Ragazzi, la mossa del mister è prendersi un po' di campo. Fuori Thiaguito Almada e il ragazzo di Guidonia, che hanno giocato molto molto bene. Dentro Myron Boadu e soprattutto il falegname Ciabattino. Che giocatore. Myron se li ciuccia. Vabbè, fuma Davis. Raga, fino all'ultimo. No, Ciro. Fate Ciruzzo. Bravo Chiesa. Frustrazione qui, eh. Questa è brutta frustrazione. Sotto la doccia. Calidou, non ci sarà ritorno. Entra anche Malì. Il Real ha perso la brocca. Che cazzo hai salvato? Vabbè. Miron. No, non è vero. Non ci crede manco Mister Spettacolo. No, raga, mi hanno regalato la palla all'87esimo. Chi l'ha toccata? Afonso. Afonso non segna mai. No. 2 minuti. No. Sì. No. Potalo. Pazza quella cazzo di palla. Ok, è mia. Sì. Raga, questo è un colpo importante. Sì, spero nei giocatori del Real, perché sanno che adesso al Tiburtina, al Colosseum, al Caput Mundi è difficile. Però, raga, è stata tosta sta partita. Non so quanto avrete visto, è stata tosta. Però comunque un paio di traverse sempre, eh. Ragazzi, senza Courtois finiva tanto a poco. Abbiamo il ritorno. Focalizzati, ragazzi, focalizzati, perché non manca tanto, eh. Stiamo a febbraio, adesso si decide il campionato. Quindi, vi do appuntamento ai prossimi video, mi raccomando, supporto, perché la stagione della Urbe passa da ste cose. Un saluto a tutti, a me, ciao, alla prossima, ciao ragazzi, ciao.